25 dicembre. Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Matteo capitolo 15, versetto 19. Triste constatazione. Le affermazioni della parola di Dio sono incisive e chiare. Non vi è alcuno è giusto, neppure uno. Non vi è alcuno che pratichi la bontà. Romani 3, 10 a 12. Noi non siamo migliori di coloro che hanno crocifisso il nostro Signore. Chi avrebbe pensato che Davide, l'autore di salmi così belli, sarebbe diventato un giorno adultero ed omicida? Secondo Samuele 11. Questa natura incorreggibile non poteva attirare altro che una giusta condanna di Dio. Questa condanna l'ha voluta subire qualcuno al nostro posto, Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per i nostri peccati, Galati 1:4, ed è morto per noi, Romani 5:8. Ha preso su di sé i peccati di tutti quelli che credono in lui e nel valore del suo sacrificio per espiarli. È alla croce che misuriamo la grandezza infinita dell'amore di Dio. Dio non ha risparmiato il suo primo figliuolo, Romani 8:32, e questo figliuolo ha dato se stesso per noi, Galati 2:20. Se lo accetteremo, saremo salvati. Se lo rifiuteremo, saremo responsabili della nostra perdizione eterna.